Ferri, coordinatore della Fondazione Libera Informazione. Da Tangentopoli a oggi sono passati diversi anni. Cosa è cambiato nel nostro paese sul versante della corruzione? Rispetto al 92, noi oggi abbiamo una situazione che è diversa e simile. Diversa perché sono cambiati gli scenari, sono cambiati i partiti, è cambiato lo stesso sistema. Simile perché purtroppo l'idea che lo Stato, le istituzioni possano essere oggetto di scambio economico, che le decisioni prese per tutti in realtà siano orientate dalle scelte individuali è ancora molto forte. Questo fa che la corruzione sia un fenomeno ancora molto presente nel nostro paese. Spiega anche la difficoltà di governo e Parlamento di approvare misure nuove. Il DDL d'anticorruzione è fermo in questo momento al Senato, oggetto probabilmente di uno scambio con altri provvedimenti legislativi. Quello che manca soprattutto è una presa di coscienza dell'opinione pubblica, presa di coscienza che comunque Libera ha cercato di sollecitare attraverso la campagna Corrotti, che ha sicuramente rappresentato un momento di grande mobilitazione popolare, ma che stenta a diventare patrimonio collettivo. L'idea che si possa avere un favore, un riconoscimento, avere qualcosa che non ci è dovuto attraverso le conoscenze, attraverso i favori, è un'idea che ancora resiste molto forte e quindi si pone un problema di cambiamento culturale, da qui l'impegno di Libera in questa direzione. Mi viene da dire invece rispetto alle attività della magistratura che c'è stato comunque una continua volontà di arrivare a perseguire questi fenomeni di corruzione e a cogliere quelli che sono gli intrecci con la criminalità organizzata. Non sempre però i magistrati sono messi nella condizione di poter operare e di fare quello che sarebbe necessario. Viene anche da sottolineare che probabilmente si fa fatica a cogliere quelli che sono i nessi tra corruzione e criminalità organizzata. Se oggi dovessi dare una priorità, direi facciamo attenzione a vedere tutti i possibili scambi che ci sono tra istituzioni, burocrazie falsate e criminalità organizzata che interviene nei processi decisionali. Ecco, sempre a proposito di questo, cosa può fare la società responsabile e che ruolo secondo te hanno i giovani in tutto questo? Ma i giovani intanto possono fare molto, sicuramente evitare di fare gli errori che abbiamo fatto noi in passato, pensare che si possa delegare tutta la magistratura. C'è un ruolo per la politica, c'è un ruolo per la società, non possiamo dire che la magistratura fa politica e poi gli altri non fanno nulla. Allora, non è necessario che arrivi una sentenza per dire che un politico è corrotto, non è necessario che si dica quel tizio è ladro, perché se ci capita di avere in casa uno che ruba l'argenteria non aspettiamo di avere la sentenza per non invitarlo più, non lo invitiamo più già a prescindere se vediamo che ci sta rubando l'argenteria. Non capisco perché non si possa fare la stessa cosa. L'opinione pubblica ha molto da fare, i giovani in particolare hanno nuove strade da percorrere a prescindere dagli errori che sono stati fatti dal passato, avendo ben presente però la storia, quindi un impegno sulla formazione, sull'approfondimento che credo sia imprescindibile. We'll be right back.